Più di 5 milioni di copie e un successo su larga scala che ha coniato anche l'abusatissimo termine Souls-like. Dark Souls è stato e continua a essere un fenomeno unico nel mondo videoludico, un prodotto che ha conquistato gli hardcore gamer e che ha creato un nuovo benchmark per le difficoltà in un videogioco. Al di là del successo ottenuto dal primo capitolo, che venne pubblicato per la prima volta nel 2011 su PlayStation 3 e Xbox 360, è la serie che ha avuto una crescita esponenziale di grande pregio. Da Demon's Souls, di cui Dark Souls è il sequel spirituale, fino a Dark Souls 3 passando per Bloodborne, la crescita del brand di Bandai Namco sviluppato da From Software si è diffuso a macchia d'olio, con il terzo capitolo che ha raggiunto la platea più ampia possibile. Ritrovarsi quindi 7 anni dopo con una remastered del primo capitolo della saga è un'operazione fondamentale se rapportata a quei videogiocatori che, venuti a contatto con il brand con il secondo capitolo, hanno perso le origini della saga. Per testare la bontà dell'operazione compiuta da From Software abbiamo raggiunto gli studi milanesi di Bandai Namco Entertainment per un'intensa ora di gioco sull'inizio di Dark Souls. Come in tutte le remastered, il senso nostalgico deve essere la benzina che alimenta le nostre dita sul controller. Rivedere alcune scene e rievocare quei momenti in cui per la prima volta andavamo a compiere determinate azioni va a influire pesantemente sulle nostre sinapsi. Senza voler esagerare con le terminologie auliche, la stessa parola nostalgia contiene al suo interno del proprio etimo il concetto di ritorno al proprio paese, e a distanza di 7 anni è inevitabile essere spinti al ricordo di dove eravamo quando per la prima volta affrontammo il demone Toro sul ponte che ci portava fuori dal borgo dei non morti, o di quando scoprimo come piombare in testa al demone del rifugio per infliggergli un danno tale da alleggerirci la sfida con quello che era a tutti gli effetti il primo grande combattimento nel mondo di Dark Souls. La rimasterizzazione che ci siamo ritrovati tra le mani compie tutte queste operazioni nostalgiche in maniera estremamente rispettosa, e non solo del titolo, ma anche dei fan. L'universo che ci condurrà dritti nella bocca di Anor Londo è riprodotto in maniera precisa e uguale a com'era quello di 7 anni fa. D'altronde, il primo capitolo della saga che ha dato i natali ai Souls-like è sempre lo stesso, è il medesimo di 7 anni fa, e nulla è cambiato se non nella resa grafica e nella pulizia tecnica. La versione da noi provata era quella su PlayStation 4 Pro, il che ci ha permesso di testare al meglio i 4K e i 60 fps supportati dalla piattaforma. In ogni caso, tutte le console che ospiteranno la remastered il prossimo 24 maggio riusciranno ad arrivare a tale risultato, fatta eccezione per Switch, che nella maggior parte dei suoi porting si contiene fino ai 1080p e 30 fps, dei quali ovviamente non vi parleremo fino alla recensione. Tutte le animazioni hanno una fluidità fondamentale per affrontare il mercato odierno, ma ancora di più per offrire a tutti i videogiocatori che non hanno avuto la possibilità di lanciarsi nell'era degli antichi a suo tempo un'opportunità unica per farlo adesso, senza sentire il peso degli anni. Per tutti i nostalgici, invece, sarà una grande occasione per tornare a schivare tutti quei non morti nascosti negli angoli delle stanze, o per rievocare le ore trascorse ad alimentare la fiamma dei falò e le innumerevoli morti che ci hanno riportato al primo rifugio, dove l'unico nostro interesse era quello di suonare le campane del risveglio. Dark Souls, per tutti coloro i quali si avvicinano per la prima volta al titolo, è un GDR che pone l'accento sull'alta difficoltà proposta, con un altissimo tasso di game over da affrontare. Un trial and error di vecchio stampo, pronto a sorprenderci con massi caduti dal cielo all'improvviso, da nemici nascosti negli angoli più disparati di una stanza o da lanciatori di granate incendiarie dai soffitti delle baracche dei borghi. Dopo aver scelto la nostra classe tra le canoniche offerte dei GDR odierni, che vanno dal guerriero al cavaliere passando per il ladro al bandito, ci toccherà subito entrare in contatto con una meccanica che all'epoca colpì critica e pubblico, ossia quella del tornare in sembianze umane. Pur essendo il nostro alter ego un non morto prescelto, un game over corrisponderà al riversarci in condizioni quasi da zombie, che equivalgono a quelle di uno scheletro che cammina per Anor Londo. Dismettere l'armatura ci permetterà di apprezzare, per modo di dire, le nostre scheletriche fattezze, che potranno essere annullate grazie all'umanità, raccolta nel corso dell'avventura e offerta al falò di turno, così da poter tornare umani e affrontare i nostri nemici con una resistenza ritrovata e una stamina superiore. Una meccanica che portava a una morte che era punitiva non solo perché comportava le perdite di tutte le anime raccolte, ma anche perché ci costringeva poi a recuperare la nostra forma più resistente nel caso in cui avessimo voluto farlo. Allo stesso modo, l'umanità era anche una delle ricompense della modalità multiplayer, che in questa rimasterizzazione verrà riproposta fino a un massimo di 6 giocatori invece dei 4 che erano previsti nella versione originale di Dark Souls.
Al di là dei messaggi visualizzabili in giro per il mondo, Dark Souls nella sua modalità multigiocatore permetteva di sfruttare una co-op tale da affrontare delle sessioni di gioco insieme con un altro personaggio, oppure affrontare un PvP che lo portava a invadere un mondo come spirito oscuro. Le modifiche alla struttura di gioco in ogni caso non si fermano qui e, come detto anche poc'anzi, Dark Souls sposa delle meccaniche che sono più fluide in linea con quanto fatto con Dark Souls 3. Un esempio è dato da una miglioria nell'utilizzo degli oggetti, con il giocatore che potrà decidere di selezionarle più di uno dello stesso tipo e utilizzarli tutti in un solo momento. Allo stesso modo, nella Remastered sarà possibile trovare tutti i DLC disponibili col gioco originale. Il ritorno di Dark Souls 7 anni dopo la prima versione su PlayStation 3 e Xbox 360 ha una doppia valenza. Da un lato quella di soddisfare l'utenza che non ebbe l'occasione di approcciare la saga con il primo capitolo, senza contare Demon's Souls, dall'altro quello di donare a tutti i videogiocatori di vecchia data un'occasione per appagare il proprio senso nostalgico, regalando un'esperienza che fu unica all'epoca e che può esserlo ancora oggi, perché il primo Dark Souls resta una perla unica nel panorama videoludico, superata soltanto da Dark Souls 3 nel suo genere.